Governatore, perché è importante questo protocollo? È importante perché dà attuazione alle normative vigenti che mirano a reinserire il reinserimento sociale e lavorativo di alcuni detenuti. È importante perché coinvolge i territori, la regione, e la regione coinvolgerà i comuni. Solo con la condivisione dei territori si può procedere a fare questa operazione, che è quella di appunto trovare il modo per gestire chi il giudice di sorveglianza dispone dal carcere ai servizi sociali, in modo tale che siano utili, che siano controllati e che servano al reinserimento sociale e lavorativo. Il pieno coinvolgimento dei territori e delle regioni è il motivo che mi ha spinto a firmare questo protocollo. Qual è la situazione in Lombardia? È una situazione sotto controllo, è una situazione che rappresenta anche dei punti di eccellenza e di avanguardia, e vogliamo dimostrare che si può fare mantenendo alta la sicurezza per i cittadini, ma anche svolgendo tutte quelle politiche a favore che mirano appunto al reinserimento sociale e lavorativo di chi ha finito quasi di scontare la sua pena. Controllo sociale, coinvolgimento delle istituzioni per garantire, ripeto, la sicurezza dei cittadini, ma fare in modo che la legge venga applicata correttamente. A questo proposito, la settimana prossima la Camera dei Deputati si discuterà il decreto sulle custodie cautelari. Perché la Lega Nord chiede che venga modificato? Perché vogliamo affermare il principio della certezza della pena. Non siamo per una pena che impedisca al detenuto il reinserimento, naturalmente, ma siamo per la certezza della pena. E la certezza della pena, soprattutto per i reati di grave allarme sociale, non può essere: non abbiamo posto in carcere e li mettiamo fuori. No? È giusto il reinserimento, anche attuando l'insegnamento di Cesare Beccaria, ricorre quest'anno il 220° anniversario della morte, ma la certezza della pena è prima di tutto la sicurezza dei cittadini. Quando diminuisce il livello di sicurezza dei cittadini non va bene. Tener conto di tutte le esigenze, certo di quelle dei detenuti, ma in primo luogo di quelle dei cittadini. A noi pare che in questo decreto la sicurezza dei cittadini venga messa dopo e sia abbassato il livello, e per questo abbiamo fatto una serie di proposte che mi auguro il Governo e il Parlamento vogliano accogliere.